ricordiamo gli amici che c'è una moto da fare, c'è una moto da dire, perché è passato l'inverno, è caduto il governo, Italia è diventata un decimo del cuore e del cuore
coraggio di quella gente lì, è un centesimo dei coglioni di quelli lì, noi continueremo il lavoro per loro, italiani! Ma non devo gridare, non devo gridare, non devo gridare, non devo dire parolacce, non devo gridare, non devo dare, non devo dare nessun fianco a queste televisioni, ci sono tutte. Io voglio dare un benvenuto alle nostre vere televisioni dalle quali prendiamo una sana informazione, ci sono oggi. Un benvenuto alla televisione australiana, grazie a tutti. Un altro benvenuto a una più spinta democrazia da tutti i pari che è qui con noi, Al Jazeera. Un benvenuto alla BBC, un benvenuto alla CNN, un benvenuto a quello lì che mi ripete che ho conosciuto, maresciallo, non so che è della Bibus. E adesso c'è anche la RAI, si stanno muovendo, hanno paura, avete adesso paura, ma noi vogliamo tranquillizzare, noi vogliamo tranquillizzare perché le nostre armi non sono le strane di andare a spaccare vetrine, le nostre armi sono scendere in piazza a mettere una firma, prenderli e lasciarli. E la nostra arma principale è prendere per il culo! Italiani e italiani, noi hanno cercato di tutto, per mettere zizzania da questa piazza, tira giù la bandiera per favore, grazie, tiratele giù. Non è una piazza da bandiere questa qui. Questa è una festa del 25 di aprile che appartiene a tutti gli italiani con o senza bandiera. Togliete la bandiera. Hanno cercato di tutto. Di tutto. Cercando di zizzania, di mettere una piazza contro l'altra. Di mettere di dire gli amplificatori saranno girati uno contro l'altro. Abbiamo gli stessi amplificatori. Volevano farci diventare come da un cabino Peppone, capito? Quando Peppone parlava da un cabino tirava le campane per non fare sentire. Invece voglio dire a chi si è opposto a questa manifestazione che siamo tutti Pepponi e tutti da un cabino. Non devo negare. Si sono opposti i grandi uomini di sani principi. Da Chiamparino è sceso, ha detto che non condivide, ma è giusto, non condivide questa manifestazione per la libera informazione. È chiaro che non condivide, perché se la libera informazione ci fosse, tutti saprebbero il livello intellettuale del nostro sindaco. Tutti saprebbero. L'acqua, un anno piano. Un altro che si è opposto tra questi filosofi che vengono fuori sempre dopo, filosofi postdatati o uomini di cultura, un altro uomo che io leggo e conosco e che ce l'ho avuto contro in diverse cause, è l'avvocato della Fiat, Franzo Grande Stevens. Oggi già uno che si chiama così, guarda, averlo contro, io avevo un avvocato, perché lui sta sempre dalla parte delle grandi società. Io ce l'avevo contro in una causa, non mi ricordo più di quale, e il mio avvocato si chiamava Pino Circolino, Circolino. Io Pino Circolino, lui Francia, grande stile. Il magistrato mio non l'ha fatto neanche entrare nel suo ufficio. Bene, Franzo Stile ci ha abbracciato. Ha abbracciato i valori della resistenza, dell'onestà, della libertà. Franzo Stiga li ha abbracciati adesso, perché circa un mese fa. Ecco perché non vuole manifestazioni sulla libera circolazione dell'informazione. Perché qualche mese fa, lui che è avvocato della isola finanziaria della FIA, lui insieme
a Gabetti insieme a Marone, il primo Lescano della Fiat, hanno saccheggiato la Fiat attraverso la loro finanziaria facendo un equity swap. C'è un altro modo di rubare, che non è più rubare, è fare equity swap. E allora loro che cosa hanno fatto? Hanno costituito la classica società finta in Lussemburgo e attraverso la loro società, attraverso la Merrill Lynch e la banca, hanno comprato azioni della loro società, sempre tutto interno, non hanno tirato fuori una lira, hanno giocato al ribasso, hanno comprato le azioni a 5 euro e mezzo, mentre un piccolo azionista la poteva comprare un'azione finta a 8 euro e la differenza l'hanno introitata come famiglia Agnelli, togliendola dalle buste paga degli azionisti e degli operai. Questo è uno che oggi non vuole l'informazione, basta il culo! Non mi devo lavorare, non mi devo lavorare. Ecco che mi faccio prendere la mano. Ecco, ho fatto un corso di malattia, per non parlare più male, voglio parlare sottovoce. Allora, stiamo facendo una cosa straordinaria, che avete iniziato voi, hanno iniziato i ragazzi, l'8 settembre è successo qualcosa di incredibile, si sono materializzati 1,5 milioni di persone per far sì che donne, vecchi, bambini andassero a votare una legge popolare. Dall'8 di settembre, signori, mi sembra che non sia successo niente. Dall'8 di settembre adesso, ed è solo l'inizio, è successo tutto, cari signori. 5 partiti non ci sono più. Quelli che sono rimasti non sono neanche più partiti, sono una congrega d'affaristi. Noi siamo andati a votare, questo che mi girano, non devo parlare mai, cosa mi posso dire? Mi girano i polpastrelli. Perché? Perché siamo andati a votare delle elezioni assolutamente anticostituzionali, assolutamente irregolari e fuori legge. E noi abbiamo un Presidente della Repubblica, Morfeo Napolitano, che dorme, si fa i bisogni, poi esce e monita. Avevamo fatto un referendum per cambiare la legge elettorale. E il referendum si doveva fare prima delle elezioni, non dopo. E come mettersi profilattico dopo che hai tornato. E allora Napolitano dovrebbe essere il presidente degli italiani, non il presidente dei partiti. Non ci sono più i partiti. Siamo andati a delle votazioni senza poter scegliere il candidato, violando il principio sacro della Costituzione, che il popolo è sovrano. Non abbiamo scelto il candidato, non abbiamo scelto i partiti perché si sono fusi tra loro, non abbiamo scelto il programma, perché il programma di testa d'asfalto, non lo so, di testa d'asfalto, si fa asfaltare adesso, sai? L'ho visto, gli danno anche quello tremante, l'ho visto che pioveva un'unica superante, il programma di testa d'asfalto, e di Papa Ciccio del Proni è identico. Siamo andati a scegliere, a mettere una croce, come ce l'ha trattata come delle bestie, perché non abbiamo conosciuto e non conosciamo, e tramite questa croce abbiamo mandato in Parlamento 70 di nuovo pregiudicati, 70, senza che voi ne capiate niente. Mi sento di fare un disturbo. Maroni ha preso un traccio a pubblico ufficiale. Sulla sentenza si legge ha preso 4 mesi e 20 giorni per un traccio a pubblico ufficiale. Lui in una rissa con la polizia che invadeva il suo ufficio, ha avuto una colluttazione, gli hanno rotto il seto nasale. Prima di cadere in terra ha avuto la pronta energia, la grande energia, che il primo poliziotto che gli passava davanti
gli ha preso una caviglia e l'ha morsicata. E è stato condannato per aver morsicato la caviglia al poliziotto. E sarà il nostro nuovo ministero, ministro degli interni. Il ministro degli interni che si fa in mezzo al poliziotto e si fa ministro degli interni. Immaginate che vita farà appena vedo una caviglia di un poliziotto. Bisognerà mettergli la museruola. Allora, se uno che morsica la caviglia al poliziotto diventa ministro degli interni, allora mi ha telefonato un black bloc del Giotto di Genova, mi ha detto: io ho morsicato un gomito a un maresciallo, voglio diventare presidente della Repubblica. Noi diciamo queste cose vere e gli australiani, Al Jazeera, BBC, credono che sia un comico che vi poter sentire divertente, basta figuratevi se avete dei pregiudicati in Parlamento. Bene, non avete notato che i reati e i delinquenti, i pregiudicati sono diminuiti perché sono diminuiti, abbassami qua per favore, sono diminuiti i partiti. Allora vediamo un attimo, perché siamo qua. Siamo qua per fare una cosa, secondo me, straordinaria. Non siamo qua a sentire solo uno spettacolo. Non siamo qua solo a divertirci, a sentire musica, a scambiarci segni di pace e a prendere per il culo il prossimo. Siamo qua per mettere una firma, tre firme, in tre referendum. Questa volta non è una legge popolare. L'8 di settembre 350.000 firme raccolte in un giorno sono state messe in un cassetto o sono state messe in cantina. Vi giuro in questo momento che le ritireremo fuori quelle 350.000 firme. E se no gliene porteremo 2,5 milioni questa volta. Troveranno qualche espediente legale, qualche costituzionalista dirà non sono valide, non sono nei 3 mesi, no, qualche costituzionalista si troverà sicuramente qualcosa, forse la Corte Costituzionale che dovrà decidere in questo referendum, se raccoglieremo le firme nel marzo 2009, dirà che non sono valide, ma lo dirà nel marzo 2009, io sono qui adesso, voi siete qui adesso, è la mia coscienza che mi fa parlare adesso, non me ne frega se qualsiasi servo del potere mi elimina la validità di 2,5 milioni di persone che sono uscite di casa a mettere una firma. I referendum sono tre. Avete visto quelli che si sono incazzati del D-Day di settembre che sono stati, mica i politici, questi camerieri, questi giornalisti, si sono incazzati questi servitori, servi, servetti, i vari Riota, Mimon, i vari Mazza, che andavano in televisione, lo ricordate Mazza, col segno della pistola, perché adesso c'è testa d'asfalto, che... ma pensa che cazzo faranno ad Arcore noi e gli insieme? Che se la fanno che farà così il mitragliere, gli tireranno fette di polenta e gli dà la cruda su, dammi due troie, ti do due senatori. E ci sarà il cantante napoletano che dirà tu sì una cosa grande. Bene. Che non si sanno sono le uniche cose vere. Noi siamo tenuti in un coma farmacologico da queste televisioni e da questi giornali. Sono 7 televisioni e 3 giornali. Se andate nei loro CDA e guardate di chi è la proprietà di una rete o di un giornale che fa opinione oggi, ci sono tutti. C'è l'ABI, quindi le banche,
ci sono dentro le banche più potenti che abbiamo in Europa, col banchiere più potente d'Europa. Il nostro banchiere più potente, lo sapete tutti come si chiama, pluricondannato per bancarotta non fraudolenta, ma privilegiata. Parlo di Geronzi, i figli, i nipoti, dentro i CDA dei giornali ci sono le banche, ci sono la Confindustria, ci sono gli industriali con le teste nel culo, ci sono i partiti politici, c'è Mediaset che testa d'asfalto, sono lì dentro, che dicono quello che devono fare, telefonano i giornalisti e dicono chi devono intervistare, dicono quali sono i programmi, mettono le scalette. Tutto questo inizierà a finire oggi! C'è la legge, dovete mettere tre firme, mi arrivano delle notizie straordinarie, noi qui c'è tanta gente, mi aspettavo qualche cosina di più, però per la questura sarete 300-350. Vedete domani i giornali, saranno divertirsi, ma voi ce la fate. A voi perlomeno non vi prenderanno per il culo. Tre figli, mi giungono. Qui c'è pieno, magari per me, per Piotto, per i ragazzi, per Leopari, per altri. Ma le cose confortanti che stanno arrivando in questo momento sono straordinarie. Siamo in contatto con 450 piazze d'Italia, con 15 piazze all'estero, da New York, Los Angeles, da Tokyo, da Parigi. E le notizie sono, Milano c'è una fila di 1,5 km, Genova c'è una fila, Palermo c'è una fila, Napoli c'è una fila. Tre firme. Una, la prima, togliere il finanziamento statale agli editori e ai giornali. Guardate che le cose vere non si sanno. Noi finanziamo con le nostre tasse giornali come la Confindustria, come Sole 24 Ore, il Corriere della Sera. Giornali c'è ancora peggio, perché 19 milioni di euro che prende il Sole 24 Ore in decurtazioni di tasse, agevolazioni sui telefoni, sui bolli, sulla posta, sulla carta, il giornale del liberismo, Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, giornali del libero commercio, della libera domanda, sono giornali statali pagati da noi. Passa 1 miliardo di euro, vanno a finire a questi giornali qui, elenco. Servono d'Italia 3 milioni di euro. La Padania 4 milioni di euro. L'Unità 6,9 milioni di euro. L'Unità è quella che ci ha messo oggi, ieri in prima pagina, con clara manifestazione. Noi siamo contro i valori della resistenza, l'unità, loro sono contro di noi, hai capito? L'unità che prende 6,9 milioni di soldi statali per prendere, non per vendere i giornali, per stamparli, ne stampa 120.000 ed è rimborsata per 120.000, ne vende 60.000, gli altri 60.000 vanno in discarica, riempiamo le discariche, ti spostiamo la Val d'Aosta per dare i soldi e fai fare a lui. Europa 3,1 milioni, Liberazione Comunista 3,7 milioni, Libero 5,5 milioni, Repubblica 12 milioni, Corriere della Sera 25 milioni di euro, Sole 24 Ore 18 milioni di euro, Avvenire 6 milioni di euro, La Stampa 7 milioni di euro, Il Foglio 3,5 milioni. È stata una tournée politica
Platinetti, con la mano. Ho fatto una tournée, ho fatto 3-4 cose, poi ho dovuto scappare, perché finalmente nelle piazze c'era la vera democrazia. Finalmente non racconto più palle. E poi Ferrara è stato contestato con delle piccole cose, mi tiravano dadetti di prosciutto, mi hanno tirato un ovetto solo che gli è piccato nel cappotto. Tutti i politici solidali, l'antipolitica, l'antidemocrazia, hanno telefonato anche a me se ero solidale con Ferrara. Ho detto, guardi, io sono solidale, ma non con Ferrara, con l'uovo. Perché pensa cosa deve aver patito l'uovo un attimo prima che si spiazzicasse in quel container di rifiuti tossici per la città. Riformista, 3.400.000, il Corriere Mercantile 2.600.000, il Manifesto 4.400.000, oggi di Romagna 2.250.000, il Messaggero di Sant'Antonio, ma in che fare vela? Perché se non se lo paga il baffetto da lei, chi tale? Allora, mi dicono che non è giusto perché togliere le sovvenzioni. Siamo in un libero mercato, sì o no? Io, per una nazione libera, con una bella informazione, vorrei che in Italia nascesse un giornale pagato da chi lo legge, porca puttana! Seconda firma. Abolire l'ordine dei giornalisti, l'ordine. Scusi, io vorrei scrivere un pezzo, ma lei è iscritto a l'ordine dei giornalisti. Come se fare il giornalista bisogna essere iscritti a una casta, pagare una retta, e poi ci sono quelli sopra che dicono che sei o non sei, se puoi scrivere, se sei pubblicista. Questo è il detto di Einaudi. Ve lo faccio leggere in audio cosa diceva dell'ordine dei giornalisti. Unici al mondo siamo ad avere l'ordine dei giornalisti, fondato nel 1925 da Mussolini per tenerli in braghe di tela i giornalisti. Eccolo. Bene, e in audio diceva che non esiste e non può esistere l'ordine dei giornalisti. C'è l'articolo 21 della Costituzione, l'informazione deve essere libera. Con la rete chiunque è giornalista, chiunque può scrivere, chiunque può leggere. La rete li farà fuori tutti lo stesso. Se deve essere qualcuno che pagando ti dice che sei giornalista. Ma che cazzo voglio dire? Allora facciamo anche l'ordine dei poeti. Io dico al cuore, sono poeta, devi iscriverti, pagare una retta, e poi dice no, non sei poeta, vai, prossimo anno se paghi la retta. Via, le cose del passato, bisogna metterle un attimo in cantina e pensare un po' al futuro, se vogliamo un paese giovane, veloce, dinamico, basta con le cose del fascismo degli anni 25, basta! Terza firma, quella più importante di tutti, perché mi telefono, c'è gente che va a firma, ma non capisce, e io li capisco perché non capiscono, quando sentiamo parlare abolizione della legge Gasparri, e vediamo Gasparri, già guardarlo con questi occhi come il tenente Colombo, se lo fisso ti viene la rabbia intima. La legge Gasparri è un affronto alla democrazia e alla libertà. La legge Gasparri fa sì che un nano con i capelli d'asfalto, un ologramma che non esiste, una salma riesumata dal Partito Democratico, perché era morta. La legge Gasparri permette
che è un nano, un ologramma, un iPod nano, posso avere in un paese civile 3 televisioni e 20 giornali per essere presidente del Consiglio. Ma ve lo immaginate con Obama che diventa presidente degli Stati Uniti, che è proprietario della Fox, dell'ABC e dell'IBS? Ma presidente, non esiste al mondo! Le frequenze, guardate in alto, per Dio, guardate in alto, quelle sono le frequenze, vi dite qualcosa, sono quelle le concessioni, le lettere passano da lì, lettere non può essere in un privato, lettere infatti è data in concessione, perché le frequenze sono dello Stato, nostre. E allora, Trufolo è riuscito a farsi dare 3 frequenze da uno che poi è scappato, che era Craxi. Con le 3 frequenze ha fatto 3 televisioni, ha tirato su tanta pubblicità da diventare miliardario. Ci sarebbe riuscito anche mio figlio Ciro, di 8 anni! Poi si è comprato la Mondadori, corrompendo un giudice attraverso una sentenza definitiva del nostro amico Previti, che è quello che l'ha preso nel culo a lui per aver corrotto un giudice mentre testa d'asfalto, ha preso corruzione, ma semplice, perché era già corrotto prima, quindi è semplice. Bene, la legge Gasparri dice questo: c'è stata una sentenza, almeno 3, l'Unione Europea ci sta condannando perché evadiamo le sue direttive. L'Unione Europea ci sta dicendo che se entro la fine di questo mese Rete 4 non va sul satellite e prende il suo posto perché rispetta il diritto da sentenze costituzionali di Europa 7, noi saremo in mora e cominceremo a pagare, e paghiamo noi al posto di sede, state a sentire, pagheremo 300.000 euro al giorno con effetto retroattivo da gennaio 2006 fino alla fine di questo mese, pagheremo 330 milioni di euro noi per mantenere Emilio Fede lì, magari un calcio nel culo dai suoi fratelli. Uno schiaffetto, tanto con fede è uguale. Allora, io voglio per i miei figli, per i miei nipoti, che ci sia in Italia una televisione come questa, come l'australiana, come la BBC, pagata da chi la guarda, non pagata da giri strani, una televisione che metta il suo magazzino a disposizione degli utenti, perché lo sapete cosa sta succedendo, unica televisione, ma non lo fanno neanche in Cina, quando un politico va a farsi intervistare, e ci sono quelle interviste che vi rendete conto immediatamente, cioè quella di quella sottospecie umana che è Riotta, che ha intervistato testa d'asfalto, vi ricordate? Testa d'asfalto che mentiva, diceva Biagi se n'è andato perché voleva la sua liquidazione, e questo verme, questo, ma testa d'asfalto è così mente, lo sappiamo, ma la cosa da vomitare è Riotta che è rimasto lì come un cagnolino, in silenzio. E allora è successo questo, che la rete fa giustizia di quella televisione lì, la rete fa il contraddittorio, si prende il filmato, si mette in rete e poi si è abbinata la dichiarazione ultima di cadere in vita di Biagi, che ha detto mi hanno mandato via con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Hanno paura della verità, hanno paura della verità. Ecco perché tutti i filmati della Rai intervista da politici
sulla rete vengono tolti dalla RAI! Vengono tolti dalla RAI, dei diritti d'autore. Come? Un'intervista di un politico, che lo paghiamo noi. Fatto da un giornalista della RAI, che lo paghiamo noi. Dentro uno studio della RAI, che lo paghiamo noi. Tu mi prendi l'intervista e perché vuoi i diritti d'autore, che siamo noi gli autori, e togli la verità. Ecco di che cosa hanno paura. La BBC, qualsiasi cosa del loro magazzino, vai su YouTube, sulla rete, viene data gratuita. Io voglio una televisione pubblica, senza pubblicità, senza partiti, senza presidenti del Consiglio che telefonano ai direttori di rete e gli dicono ti do due troie in cambio di due senatori. Voglio che l'altra gente... Bene, le cose che sappiamo, le cose che non sappiamo sono vere, ma quelle che sappiamo non è che siano false, sono simili vere, sono piccole notizie. Loro hanno combattuto nella piazza di là, alla fine di questa cosa, andremo a trovare, perché si merita, scusateci, ma si sono spostati, che cosa? Andremo in piazza Castello. Ma abbiamo combattuto loro un po' con il fascismo. Noi dobbiamo combattere con un altro tipo di fascismo, che c'è il fascismo dell'informazione, un fascismo che non lo identifichi, un fascismo che non lo vedi, che ti sorride, che ti fa vedere delle file, qualcuno così, un fascismo che ti prende in giro. È questo fascismo, che è molto più difficile da vedere. Noi siamo un paese, nonostante gli sforzi che hanno fatto, e oggi è la festa del 25 aprile, festa della semi-libertà. Semi-libertà perché? Perché non siamo neanche liberi. E adesso vi faccio un esempio di com'è, tira giù, che com'è l'oggi, l'informazione. Ora noi abbiamo quelli che si hanno liberati, che si sono talmente trovati bene da noi, che sono rimasti, parlo degli americani e della NATO, parlo della NATO, non voglio parlare come un estremista di sinistra o di destra, voglio parlare da cittadino informato e voglio darvi un'informazione sola. Noi siamo una portaerei della NATO, siamo una piattaforma, e allora onestamente, vi prego onestamente, vi faccio una domanda, secondo voi quante basi NATO ci sono in Italia? Ditemi un numero, perché chi ne ha due, chi mi dà il 5, chi mi dà 8, 7, chi mi dà 10, chi mi dà 12, chi mi dà 12, ve lo dico io quante sono, e poi voi mi guarderete e mi direte è impossibile, ve lo dico io, 113 basi che sono presenti in quasi tutte le regioni italiane, tranne due, la Val d'Aosta e l'Abruzzo, forse perché non capivano la lingua, parlano come me. 113 basi, ecco, e io aprendo una televisione tedesca, un giorno vedo un servizio in tedesco, me lo faccio tradurre e vengo a sapere che vicino a casa mia, Chieti, Brescia e Daviano in Veneto, solo in quelle due basi lì ci sono 90 testate nucleari. Ho parlato con il sindaco di Brescia e il sindaco di Brescia mi ha detto dove vado a vedere su internet. Bene, abbiamo chissà quante testate nucleari, però noi abbiamo anche una grande costituzione che aveva anche previsto questo e siamo riusciti a infangare anche quello. E l'articolo 11 della Costituzione, me lo devi dare sulla scherma. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità alle limitazioni sovranità. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte alla pace, non alla guerra. E quindi cosa vogliamo fare?
sono andati al governo persone che dovevano fare ampliare basi a Vicenza, ampliare un'altra base, ne abbiamo 113, non ci basta. E allora io finisco qui, mi riposo un po', do la parola alle persone senza voce. Vedete, qui non sono venuti grandi artisti, non sono venuti cantanti di nome, non sono venuti giornalisti, tranne uno che è sempre il solito, che chiuderà questa manifestazione. Non sono venuti gente importante, perché questa è una manifestazione che si parla di libertà, e pochissime persone nel mio campo, nel campo dello spettacolo, dell'informazione e della cultura, oggi sono libere, perché se vengono qua si toccano il culo al posto di lavoro, e non è venuto, li capisco, ma non ci mancate, non ci mancate! Passiamo noi! E allora, ecco perché nascono comitati, associazioni, democrazia dal basso, cittadini informati. Un cittadino informato non lo prendi più per il culo, è questa la situazione, è questa! Lo prendi per il culo quando è buio, quando è in coma, quando non sa, faccia cose sbagliate! Allora sentiamoci, facciamo una boccata di acqua fresca, per tutti, una boccata di acqua fresca. E sentiamoci un'associazione con le palle che si chiama Palmolini. Venite su, perché lottano per la libertà della loro terra, in Grecia. Venite su. Ci siete? Palmolini, venite. Sei solo tu. Sono le persone che combattono e non hanno mai voce. Grazie per la vostra attenzione. Aspetta. Dovresti accendere il microfono. Già mi sei quello lì? Vuoi accenderlo? Se no dovremmo parlare così e poi in amore per te. Potete accendere, no? Cos'è quello? Funziona? State tranquilli, ragazzi, ci sei quasi tanto, io lo dico, fate parte della storia, ma se fate queste campagne qui ci distruggono. Vai, diamo un altro dei momenti. Vorrei innanzitutto ringraziare per il mio staff per avermi dato l'opportunità di poter raccontare le difficoltà che tutti noi attivisti non hanno vinto. Abbiamo nel far conoscere agli italiani e agli italiani stessi la catastrofe che incombe su Vicenza. Le forze armate americane vogliono trasformare Vicenza nella più grande base militare statunitense in Europa, riunendo la 173esima brigata aviotrasportata, cioè la prima linea d'attacco. Si tratta di circa 20.000 persone tra militari, civili e familiari. Tutto ciò nel tessuto urbano vicentino. Per fare ciò, voglio costruire la seconda base dopo la prima chiamata caserma Everly, costruita in piena guerra fredda negli anni 50. Una colata di cemento di 600 metri cubi equivalenti, giusto per fare un paragone, a 1.900 appartamenti di 100 metri quadri, utilizzando un'area di 550.000 metri quadri in parte di edifici da abbatterli per ricostruirli secondo le loro necessità, e un'altra è un'area di area verde. Tutto ciò nel 2008, dopo 19 anni dalla caduta del muro di Berlino. Noi non solo non vedremo cadere il muro della caserma Everly, ma ne vogliono costruire un altro in città. Lo vogliono fare a 2 chilometri dalla Basilica Palladiana, centro cittadino e patrimonio UNESCO.
la capitale stessa degli Stati Uniti, Washington, e molte ville degli Stati del Sud Stati Uniti sono costruite in stile palladiano. Riporto una frase sconvolgente per noi vicentini, pronunciata dal comandante dell'attuale caserma Ederle, generale Elwick. Non preoccupatevi per l'impianto ambientale, perché la nuova base sarà costruita in stile palladiano. Sarà costruita sopra una falda acquifera tra le più importanti d'Europa che fornisce acqua a mezzo Veneto. A circa un chilometro ci sono l'irrisorgibile zona protetta. In una città già super inquinata, terza in Italia per molte risorgibili, pur essendo una cittadina di 110.000 abitanti, dove per qualità della vita si trova agli ultimi posti in Italia, già carente per gli standard europei di circa 1.000.000 metri quadri di verde pubblico. Si vuole condizionare la città alla presenza, insisto, nel tessuto urbano di due basi militari straniere, ma super protette naturalmente le basi, da mure, recinzioni, blocchi, telecamere e quant'altro, come fossero in una città perennemente in guerra. All'interno delle basi ci sarà un esercito straniero che, per quanto acuto, può decidere di condurre guerre ingiuste e non condivise dall'Italia. Vedi la guerra in Iraq. Grazie, grazie. Quindi. Ma no, saluta, io credo che c'è anche questa cadenza che è una cosa che sono già invecchiati di una ventina d'anni. Allora, quindi voi chiudere, chiedere un aiuto, noi ci siamo vicini, che cosa farete nel prossimo per tamponare questa cosa qua? Allora, intanto per cominciare, gli alpinisti Logan Dolin hanno fatto sottoscrivere un patto ai candidati dall'amministrazione del comune di Vicenza. Ci sarà il ballottaggio tra due candidati, non faccio i nomi, uno di questi ha sottoscritto un patto che si impegnerà a bloccare questa base, un altro non l'ha sottoscritto. Perfetto. Non hai altre cose da dire, ma il tempo naturalmente è meraviglioso. Grazie a tutti. Questa è una lezione di come le cose vanno decise dalla base, dai cittadini, con dei referendum dal basso. Non si può fare una cosa e dirlo dopo ai cittadini quando hai iniziato i lavori. Devi partire dal basso col tuo comune, che i tuoi consigli comunali devono discutere con i cittadini prima di tutto e prima di fare qualsiasi cosa. Siamo con voi. Ciao, grazie. Ci sei? Ci sei, ecco TV e ci sei con i loro mezzi, limitati, stanno mandando in streaming questo avvenimento. Noi siamo in diretta in tutto il mondo, in 50 città del mondo, in 400 città italiane, senza televisione! Adesso credo che ci sia il contatto telefonico. Vorrei leggervi due cose. Perché non esigeraggio, Grillo? Vorrei leggervi due cose. Scusate, io non sono abituato alle cartelline. Poi. Una cartellina. Allora, parlerei un attimo di una cosa. Doveva venire qui una grande signora. Una grande signora che si chiama Clementina Forlero. La Forlero si è permessa di dire di un'intercettazione telefonica dove si parlava e parlavano certi personaggi che sono ancora lì,
perché nonostante l'80% di persone che sono andate a votare, quindi il 20% non ci sono andati, nonostante non tirino fuori ancora i numeri delle schede annullate, bianche, respinte, che ve lo dico io, sono quasi 5 milioni, vuol dire che 15 milioni di italiani su 50 non sono o hanno annullato la loro scheda o non sono andati a votare, sono il terzo partito italiano. Addirittura uno in Campania davanti al seggio si è mangiato la scheda, è stato denunciato, perché io non lo so, forse quando la espellerà sarà un rifiuto tossico nativo, quindi inquinamento di ambiente. Dunque abbiamo riproposto altre persone che ci sono sempre, non finiranno mai le due legislature che proponevamo noi con Fidelio dopo di settembre, non ne parlano neanche. Due legislature sono 8-10 anni, insomma De Gasperi, che è diventato il più grande statista della nostra storia, De Gasperi, ha fatto 8 anni di politica, 8, non 40! Bene, invece c'è chi fa 40 anni. Fassino il globulo, Fassino il globulo, e sua moglie, che lui non chiama ancora la presente tutto, mia moglie, dice... La signora, come si chiama la moglie? Serafina. Anche in casa, signora. Globo, lei lo chiama Globo? Thank you.
con una persona che io scrivo tantissimo da tanto tempo, un vostro cittadino, e tieni fuori, si chiama Balasso. Vieni Balasso! Fantastico, Balasso. Grazie di essere qui con me. Grazie. Buongiorno. Scusate, ma stavo pensando al povero uomo di Ferrara, poveretto, che quando ha lanciato l'uomo contro Ferrara, lui mentre ci arrivava stava pensando dentro di sé, valeva proprio la pena di uscire da un culo, eh? E adesso sapete voi che ha pensato. Comunque, qua, Grillo mi ha detto, oggi parliamo di cosa devo dire Grillo, che io non ne fa, basta per un cazzo, va bene. L'unica a me, solo perché ho il tono di voce alto come lui e così rimane alto il volume della piazza, è l'unico motivo. Allora, informazione, vuol dire anche verità, la verità dice, ah, per esempio, c'è questo film che a me piace tanto di George Clooney, non so se l'avete visto, Confessioni di una mente pericolosa. Ah, è la storia di uno che ha inventato dei programmi di riforma per gli anni 70, è quello che ha inventato tra moglie e marito, è quello che ha inventato The Bond, che la nostra, da noi si chiama La Corrida. Questo qua presentava in televisione, ma nel contempo era anche un killer della CIA. È una storia vera sta qua, no? Lui ha confessato dopo, era un killer della CIA, andava oltre Cortina, sparava uno col colpacco, poi tornava a casa e faceva le sue trasmissioni, no, in televisione. Allora, questa storia ci dice due cose. Uno, che esiste un nesso tra fare trasmissioni di merda e uccidere la gente. Esiste un nesso. Questo è trovato scientificamente. Due, questa cosa dimostra che la verità è una roba che la vieni a sapere sempre dopo. Andare a scavare nella verità è la cosa più difficile. Ecco perché io sono qua per solidarietà con i giornalisti, ah, perché non è facile. Poi vabbè, in Italia adesso parleranno e vi diranno come sta la situazione, avrà già detto il Grillo. Però la verità non è facile. Il problema è che qua i giornali veri, non so se ce n'è, ma va molto di moda un giornale che è il cosiddetto giornale vittima. Sapete cos'è il giornale vittima? Allora, il giornale vittima è fatto di... La vittima è un uccello che fa un verso insistente, fin quando i maroni dell'ascoltatore implodono. Fa un verso così. Quello lì è il giornale vittima. Cioè, il giornale che martella su una roba, stabilisce una roba per non raccontare tutto il resto, martella sempre su quella, no? È difficilissimo in Italia, eh? Guarda che è difficilissimo, è tutto giornale vittima in Italia. Per esempio, un giornale vittima è la Padania. Vi faccio un esempio. La Padania, che molti pensavano che la Padania non avesse neanche l'inserto culturale, tra l'altro, e invece ce l'ha. Ce l'ha, l'inserto culturale a Padania non ha un nome, tu vai in edicola, fai un rutto e te lo danno. Però, dopo adesso ce l'ha su con i rumeni, ce l'ha su con i rumeni a volte, eh? Adesso metti, tutto sui rumeni, l'Italia è colpa dei rumeni. Adesso invece hanno scritto che Sirpia, sai che Sirpia, quello che sei tascato le bustarelle, no? Che si è fatto i cassi suoi con i soldi nostri, tra l'altro, che è un ministro del suo stesso governo, di loro, hanno scritto che Sirpia ha lontani parenti rumeni, eh? Che pare che si chiamava Sirpiu e dopo è venuto qua cambiato cognome. Un altro giornale vittima è Libero, ma io dico che tra l'altro metter nome Libero a un giornale così equivale a chiamare puttana Formigoni, uguale, che senso ha? No, non è più senso, è evidente. Sappiamo anche che i giornali arrivano dopo, no? I giornali adesso ormai purtroppo sono in ritardo, non serve a niente un quotidiano, no? Per vai in rete hai delle notizie. La televisione, i giornali non fanno altro che riportare quello che i politici hanno detto in televisione la sera prima, no? E allora la televisione però
gran mezzo tecnologico per dirti la verità, ce la rete, no? Tu guarda quando apri un studio nuovo del telegiornale, no? E gli dicono, oh, abbiamo qua una scrivania bellissima, tutta fatta di vetro e plastica, ah, quale che tutti quanti in monitor che ti collegano, ti connettono con tutto il mondo, ti presentano la mobilia, no? Convinti che la tecnologia possa sopperire al materiale umano, il che è impossibile, no? Vi faccio un esempio, l'alta definizione, che si parla tanto, l'alta definizione, Sky ha fatto il primo canale di alta definizione, HD, High Definition, eh? Abbiamo fatto High Definition, qual è il primo film che Sky ha trasmesso in alta definizione? Paparazzi! Paparazzi! Ma se tu mi trasmetti a tanta definizione una merda, rimane una merda! La vedo solo più definita! La tecnologia non sopperisce le qualità umane! Però, puoi andare! Dov'è Dio? Hai detto ragazzi? Sei detto a casa? Sei un po' di mese! È perché sono veneto. No, 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 perché sai, faccio fatica a spiegare a mia mamma come sta succedendo, guarda. Perché ho detto, c'è una piazza dove tutti dicono vaffanculo. E dopo si connette con un'altra piazza e si manda vaffanculo. E la mamma ha detto, divertiti. Allora, in modo. Io con i telegiornali faccio fatica a capire. I telegiornali, perché onestamente alcuni non si capiscono, per esempio studio aperto, io non riesco mai a capire quando è studio aperto e quando è media sotto, perché sono umani, no? Almeno cambiate qualcosa! E proprio il festival della drammatica, ma c'è una cosa la devo dire perché invece da un po' che io lo voglio mandare sul satellite che non sarebbe giusto perché non si chiede piani anche più, ma il T4, il regno della schiena dritta, ma io rispetto al T4, però è una domanda me la continuo a porre ed è una scommessa per il futuro, si consumerà prima la lingua del sangue o il culo del padrone? Questa è la domanda. Ciao bene. Allora, ora c'è, perché noi siamo propensi sempre a distruggere, a dire no, a distruggere, invece adesso voglio fare conoscere una persona, si chiama Toschini. Toschini è ancora il coordinatore dei comuni virtuosi. Alcuni comuni si mettono insieme e realizzano cose straordinarie, non è una cosa differenziata. Del ciclo dell'acqua, eliminando il generatore, facendo più edilizia, facendo più attività con Waymax. 3 minuti e inizia le cose che sono riusciti in questo momento a realizzare i comuni gestiti da questa organizzazione. A te la parola, Presidente. Grazie, ciao a tutti. L'informazione libera è importante perché l'informazione oggi parla solo di inceneritori, di grandi opere, di centrali nucleari, di tutte queste storie incredibili. In realtà non vi parla mai di amministrazione, io sono un vostro dipendente, sono un assessore a Colorno, in provincia di Parma, che si è messo insieme a 20 di comuni italiani e ha fondato l'Associazione dei Comuni Virtuosi. C'è un sito internet, andatelo a guardare, facciamo un sacco di attività, nei nostri comuni non si può costruire se non secondo i criteri dell'efficienza energetica. Le case da noi si costruiscono con i certificati di efficienza energetica. Quindi il cittadino sa prima di comprare una casa quanto e come da un punto di vista energetico quella casa consuma. Nei nostri comuni non c'è bisogno di inceneritori perché siamo all'80% della raccolta differenziata e soprattutto abbiamo attivato dei progetti per la riduzione dei rifiuti alla fonte. Vendiamo dei vasetti da spina, pannolini lavabili, abbiamo messo al bando l'acqua del supermercato e diamo solo l'acqua del rubinetto, la più controllata, più buona, più sana e meno inquinante di quello che vengono a comprare al supermercato. Nei nostri comuni i cittadini si muovono il meno possibile inutilmente e se lo devono fare utilizzano i mezzi pubblici.
lo fanno attraverso i Pelibus, il Bicibus, il Carcering, il Carpool, tutti i progetti che sono già conosciuti ma che la stampa nazionale finge di non conoscere. Nei nostri comuni, ed è la cosa più importante, i cittadini partecipano, non vengono una volta di 5 anni a dare una, mettere una croce su un nome che quasi sempre, sempre lo stesso, ma partecipano attivamente alla vita del territorio, dei quartieri, delle frazioni, portando idee, portando progetti, e molto spesso sono loro che si tirano dietro agli amministratori virtuosi, con i gruppi d'acquisto, le botteghe del commercio consolidare, le banche del tempo. Quindi io oggi vi dico solo questo, www.comunivirtuosi.org. Grazie a Beppe e grazie a tutti voi. Ora non rispondo del mio atteggiamento adesso, perché quando ho scritto questa cosa qui mi è venuto un po' il magone, continua a venirmi il magone. Sì, no. Il bene non ho perso un po' la voce, ho un po' troppo. Adesso vi pregherei non posso gridare queste cose. Non voglio sbagliare. Quando un operaio muore, i politici di destra e di sinistra e di centro si indignano. Quando un operaio muore, domani Prodi fa il decreto legge. Quando un operaio muore, dopo 10 giorni cambia gli industriali, ma anche un sopravvissuto della ThyssenKrupp. Quando un operaio muore, il Kurz, la polista, il Pino dice, da noi manca la cultura delle regole. Quando un operaio muore, il Presidente della Repubblica soffre e auspica intervenzioni. Quando un operaio muore, Maroni dice non è colpa dei governi perché le leggi ci sono. E quando un operaio muore, nessuno parla della legge 30, dei precari, dei ricatti che subiscono, della legge del padrone e degli estintori vuoti, altrimenti vai a casa. Quando un operaio muore, oggi Fassino e D'Alema, ieri Berlinguer e Bertini. Quando un operaio muore, il padrone ha già messo i soldi da parte. Quando un operaio muore, la vedova e i figli finiscono in mezzo a una strada. Quando un operaio muore, i sindacati dichiarano uno sciopero di solidarietà di 2 ore. Quando un operaio muore, la colpa è del casco, se l'è cercata. Quando un operaio muore, la colpa è che se si lamentava per l'insicurezza veniva licenziato subito perché precario. Quando un operaio muore, è un assassino, quasi sempre. Quando un operaio muore, faceva un lavorarismo, doveva succedere. Quando un operaio muore, si danno incentivi alle aziende che diminuiscono gli incidenti e non si chiudono quelle che si producono in morte. Quando un operaio muore, è perché la sicurezza è troppo onerosa per la propria industria. Quando un operaio muore, è un fatto di business, qualcuno ci ha guadagnato sopra. Quando un operaio muore, se faceva il politico, campava 10 anni. Per parlare di operai non servono più i sindacalisti, servono gli operai. Ne abbiamo uno che è un uomo pazzesco, completamente pazzo, gli manderà 50 email al giorno, fa l'operaio ed è un cyborg nel ciberspazio fantastico. Pazzoni, che ci dirà 2 o 3 cose sulle morti sul lavoro. Grazie di essere venuto, Pazzoni. È da circa 3 anni che insieme a due amici di Alberti e Cucina Pierre e Marco Mauro stiamo combattendo una battaglia perché si riducono drasticamente gli infortuni e le morti sul lavoro. Abbiamo scritto praticamente ovunque a giornali anche qui, abbiamo le autorità, i senatori, il Senato della Repubblica, che
sono disposto una volta a segnalare, però purtroppo poco nulla è cambiato. Dopo la stagione sul lavoro della fissa in Cuba e Torino, dove sono volti in cui c'era l'assetto operai, ci saremmo aspettati da parte del governo Prodi e verso di concreto per firmare le stragi. Purtroppo così non è stato. La prima cosa da fare era sbloccare le assunzioni dei tecnici della pensione dell'altro, che sono 1.250 in tutta Italia, con circa 5 milioni di aziende a controllare. Praticamente se le dovessero controllare tutte, ogni azienda riceverebbe un controllo ogni 36 anni, praticamente mai. In compenso però il ministro Mariano, per contrastare i fortuni e le morti sul lavoro, ha assunto 1.411 ispettori del lavoro, la cui maggior parte sono ispettori amministrativi del lavoro, che sopperanno solo di regolarità contributiva, cioè alla primaria funzione dell'ex ispettore del lavoro, ma mai di sicurezza sul lavoro. Bisogna fare chiarezza su chi fa controlli, perché purtroppo c'è tanta disinformazione. C'è una legge dello Stato, la 833 del 1978, che l'ha data in mano da ben 30 anni alle altre. L'ispettorato del lavoro ha solo una piccola deroga per quanto riguarda i cantieri, con DPCM del 1997, però deve sempre avvisare gli altri telefonicamente competenti. Purtroppo nelle aziende manca anche la cultura della sicurezza del lavoro, sia nei datori di lavoro che nei lavoratori. Ecco perché la sicurezza sul lavoro andrebbe insegnata fin dalle scuole elementari, come si fa in Francia, perché gli studenti di oggi saranno i lavoratori di pensione di domani. Allora, chiudere con una domanda ai sindacati: quanti infortuni e morti sul lavoro ci devono essere ancora? Perché si passa uno sciopero generale di 8 ore con manifestazione nazionale a Roma. Quanti? La cosa straordinaria, che io ho visto attraverso il mio amico architetto che si chiama Renzo Piano, un costruttivo implementivo e un programma, diciamo, del ponte sullo stretto di Messina. Allora, i costi erano preventivati, i rischi, erano preventivati tutte le cose di un lavoro che può durare 9 anni, 10 anni. E dentro questo piano, questo consultivo per il settore dello stretto, erano anche statisticamente previsti 24 morti sul lavoro in 10 anni. Si pensava che un profilo statistico potesse essere accettabile con 24 morti per fare un ponte sullo stretto in un lavoro così complicato, pericoloso di 10 anni. Si prevede già qualche cosa che si inserisce già nel preventivo quasi che in questo. Allora io mi sono andato a prendere un preventivo, perché sono curioso, mi sono andato a prendere un preventivo di un aeroporto fatto da Renzo Piano a Kyoto, in Giappone, dove un cantiere di 10.000 giapponesi hanno lavorato per 12 anni per fare un aeroporto. Sapete quanti sono state le morti? Neanche una! Mi direte, loro sono giapponesi, che fanno questa massa da sola. Comunque, adesso, la verità fa male, fa malissimo la verità. La verità che propongono invece per la vostra città, sulla TAV, l'alta velocità, è una cosa, è veramente un grande incantesimo. È un grande incantesimo, dovrebbero essere qui che gli ingegneri del Politecnico di Torino, di Milano. Parliamo di gente che sa quello che dice, parliamo di posti che sono primi già adesso, a chilometro quadro rispetto a un'altra velocità, francese, spagnola. Noi facciamo l'alta velocità dove l'85% dei biglietti che si strappano nelle ferrovie dello Stato sono per viaggi di 50 km.
noi dobbiamo mettere i camion sui treni e fare treni che pesano 4 volte un treno normale, che sia lungo 1500 metri, che passino 300 treni a 300 all'ora ogni giorno. Poi sarà dura, sarà dura. Perché tutte le previsioni sui carico merci e sulle spostamento merci sono false, sono rigorosamente false. Sono stati confiati preventivi, sono stati confiati tonnellaggi di scambio merci, il corridoio 5, per l'Ucraina e la Turchia, sparare una mozzarella a 300 all'ora, basta culo! La mozzarella... Nessuno parla di logistica, metà dei container, metà dei camion, metà delle navi, metà dei treni che girano oggi in Italia sono vuoti, non possiamo neanche far girare i camion pieni e li dobbiamo far girare a 300 all'ora sul treno. Però i dati più precisi e i dati dei cittadini, i cittadini che cominciano a informarsi, a mettere sui comitati, a sottolineare cifre, a sbugiardare degli ingegneri che vengono qui a dirvi dei dati, e sono ingegneri che mentono perché sono pagati profumatamente da chi fa gli appalti e da chi fa il lavoro. Allora, chiamo sul palco il comitato un notario che dice qui. Prendo la parola, ciao Beppe. Grazie di essere qui. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Allora ragazzi, grazie a te perché l'hai invitato e vi voglio dire che effettivamente qui è molto bello essere per una volta a spiegare le cose vere, quelle che non vi dicono i giornali e i telegiornali, perché hai ragione Beppe, le cose vere sui giornali, sui telegiornali non passano, e questo è il problema. E bisogna fare qualcosa, proprio come si diceva prima, quindi qualcosa è anche venire qui. Per firmare, per il referendum, ma soprattutto per dire quello che a noi interessa. Che tutta questa propaganda mediatica, martellante, ipnotizzante, continua dei giornali, della TV, del TG3, dei nostri amici del TG3, sono una cosa vergognosa perché nascondono i dati. I dati sono diversi. I dati dicono che non c'è bisogno di una nuova linea, che basta sistemare la vecchia. Per 30 anni non c'è bisogno di nulla di sicuro e le merci stanno scendendo perché non c'è crisi. Allora io vi voglio solo dire questo, il discorso del pitti tutte le sere, ecco, ve l'ha detto prima Palazzo, no? Quello è il discorso vero, il martellamento incredibile che noi dobbiamo oscurare. Lo possiamo fare in due modi, spegnendo i televisori. Anche in un altro modo, chiaramente non comprare i giornali che raccontano le frottole, ma assolutamente un altro modo, farla noi l'informazione. Noi ci abbiamo provato, sono tutti i dati seri, controllati scientificamente, sono i loro dati che poi però vengono venduti per dire che c'è bisogno della linea, quando i dati dicono che non ce n'è bisogno. Si parla di cifre astronomiche che saranno tolte dalla sanità, dalla scuola, dalla ricerca. Noi diventeremo più poveri, ci manderanno in pensione a 100 anni se ci abiteremo, perché se li mangeranno tutti e sono tutti d'accordo. Ho finito. Queste ragioni sono tutte scritte in un libricino. Un'università ha fatto un'indagine con gli studenti e cercato di capire se esistono le ragioni del sì. È un libro di Antonio Calafati e si intitola Dove sono le ragioni del sì? Bene, non le hanno trovate perché se ci sono solo slogan, basta, vient'altro. Quindi facciamo attenzione quando ci ripetono per troppe volte un concetto senza darci delle ragioni, probabilmente dietro c'è una truffa e questa è la più grande che non ci ripeti. Una pappatoria, una greppia, una cosa vergognosa, grazie. Una vita che lo serve, Tartano,
casa. Cosa c'è? Avete finito? Grazie, ma non date quell'aria così fotografica. Quello che voglio dire è che il mal è nocivo, ma questi giornali non ve lo spiegheranno mai. Posso solo elencarvi velocemente le principali cose che non vi vengono dette, cioè che nei quaderni dell'osservatorio è scritto che la linea ferroviaria attuale è fortemente sottoutilizzata. Passano 119 treni al giorno contro 257 di linee simili in Svizzera. Che le ferrovie italiane ogni anno per il trasporto merci utilizzano la linea esistente per 180 giorni lavorativi anziché 300, come ad esempio di nuovo in Svizzera. Che la Commissione europea ha valutato da 60 a 125 milioni di litri d'acqua persa per sempre ogni anno nelle montagne a causa dei lavori del TAD. L'acqua necessaria a una città di 1 milione di abitanti, per intenderci. E non vi dicono nemmeno che nelle montagne sopra Susa, il famigerato tunnel di base, la galleria di 54 chilometri, vi costerebbe forse una litera. E neanche che se buteranno il pulimento da qui a 10 chilometri da Torino, estrarranno milioni di metri cubi di rocce contenenti amianto. E tantomeno vi dicono che il vento della valle potrebbe portare quelle polveri pericolose fino qui a Torino. E l'elenco continua, perché non vi dicono che nella galleria ci sarebbero 50 gradi di temperatura. Con difficoltà di scavo, sì, ma soprattutto di raffreddamento. E non vi dicono che ci sono ben 33 falde d'acqua in pressione sotto l'Albenia, la montagna da sputacchiare. E questo creerebbe dei problemi, soprattutto per l'incolumità dei lavoratori. E a proposito dei lavoratori, e questo lo diceva già detto prima, non vi dicono certo che per la costruzione di simili gallerie è un dato ormai assodato statisticamente che il costo in vita umana per un chilometro di queste gallerie è di un morto a chilometro dati ufficiali svizzeri. E vi dicono invece che quest'opera crea lavoro, ma non è vero, perché noi abbiamo visto che la storia ci insegna che questo crea solo un giro colossale di soldi nelle mani di pochi e il rischio di infiltrazioni della mafia. Voglio dire solo una cosa, perché fermarlo è possibile, fermarlo tocca a tutti noi. Ora, visto che questo gruppo mi sembra terroristico, siamo dei valenziani, quando si accusano del no e fanno vedere questi documentari loro con le bandiere sembrano dei pazzi invasati. Allora è venuto questa persona che è portato all'ingegnere del Politecnico, è uno dei più grandi luminari in senso della logistica, è un ingegnere del Politecnico, è l'ingegnere Tartaglia, eccolo qua, è un docente e gli dirà due cose, professore, a lei. Beh, in realtà avete già sentito qualcosa di sostanziale da quello che ha espresso chi mi ha preceduto. Io però le posso dirvi riguardo specialmente l'aspetto della disinformazione. Questa storia della TAV, che eravamo su, è legata in generale al trasporto in tutta Italia e alle grandi opere. Ora, la cosa che colpisce, lavorandoci dentro e cercando di entrare nel merito, cioè ragionare, considerare argomenti, è che in Italia esiste la censura. Sono anni e anni che si parla di questi argomenti, sia chi è favorevole che è contrario, si possono contrapporre argomentazioni. Sui giornali le argomentazioni non compaiono mai. Se voi vi prendete il gusto di andare a riprendere i giornali, i grandi quotidiani, non parliamo della RAI, troverete molta cronaca, molta chiacchiere, molte parole, ma argomenti mai. Potete capire che qualcuno è contrario, ma non capite mai perché qualcuno è contrario. In sostanza, questo è il nodo. Noi andiamo a una situazione in cui non è possibile, in sedere di parità, confrontare argomentazioni. Non si pretende niente di più, non è che uno abbia la ragione per definizione, no? Però i cittadini sono grandi, adulti e vaccinati, se conoscessero le argomentazioni a favore, le argomentazioni contro, su questo come su tante altre cose, potrebbero decidere da sé chi ha ragione o torto. Questo non deve succedere. Voi avete degli organi di informazione che sono organi di propaganda, la RAI per prima, ma sostanzialmente anche di antropologia. Si tratta di propaganda, censura strettissima e, attenzione, tema della democrazia. L'informazione è fondamentale per la democrazia perché non c'è solo una crescita. Nell'ambito dell'informazione noi non abbiamo a che fare con un clima democratico, abbiamo a che fare con un mercato, ma per di più è un mercato truccato, perché anche il mercato ha certe regole. Questo è un mercato truccato,
è di nuovo soltanto propaganda. In un mercato truccato la democrazia è un'illusione, è spettacolo, in effetti quello che voi potete trovare normalmente è lo spettacolo, il pettegolezzo, non trovate mai la sostanza. Siamo, siete, siamo tutti minorenni, incapaci, qualcuno si deve guidare. Quindi la soluzione ci viene sempre detta qual è, ma qual è il problema non ci viene detto quasi mai. Ora, questo è un motivo sacrosanto per abbinare, secondo me, il tema dell'informazione con la giornata della liberazione. Se non ci si libera da questo clima, da questa situazione, siamo tutte comparse in uno spettacolo, in cui le decisioni sono prese da chissà chi, per chissà quale motivo, sicuramente non è l'interesse comune. Questo è quello che io ho imparato, occupandomi di questi problemi in molti anni, dal punto di vista tecnico, non dal punto di vista ideologico. Altro. Questa è la lezione che io ho fatto. Grazie ingegnere, è stato meraviglioso venire qua, grazie. Allora, adesso ogni tanto il blog dà voce a chi dà la voce e magari ogni tanto qualche cerchiamo di attraverso la vostra generosità, delle collette, creiamo dei fondi, mandate 2 euro, 10 euro, ognuno in base alle proprie possibilità, che riusciamo ad alleviare più o meno la situazione di qualche persona, magari sconosciuta di più. La storia breve è questa. Cristo si è fermato a Capanne. Cioè, le droghe sono vietate in quasi tutta Italia, tranne che in Parlamento. Da deputati, ministri, tipo Miccichè, oppure vi ricordate il ministro Colombo, un signore, un galantuomo di 80 anni che ritrovarono nel baule dell'auto un chilo di coca e lui dice, è per la terapia, dice, è per la terapia delle emorroidi, dice così, io non so da che parte tirasse la coca quell'uomo, tutto fatto bene, bene. È un delitto. E chi fa uso di hashish è considerato un delinquente. Allora questa è la storia di un signore, è la storia di un ragazzo che si chiamava Aldo Bianchino. Aldo Bianchino è stato arrestato per la coltivazione di canapa indiana nel suo orto. Cioè era falegname, viveva con la famiglia, i figli, che sono qua che li vorrei presentare. È finito in una. In un obitorio dopo essere stato arrestato, nel carcere di Capanne è stato pescato, il medico legale ha riscontrato 4 ematomi cerebrali, fegato e milza rotto, 2 costole fratturate, lascia una moglie e un figlio, aveva 44 anni. Non aveva mai fatto male. Cioè, sua moglie e sua figlia. Siamo un po' intervenuti, abbiamo cercato di dare una mano, di stare vicino. Eccola qua, la mamma, la moglie di Aldo e il figlio di Aldo. Di qualcosa qui. Grazie, Alberto, prima di tutto. Io volevo dire, ecco, noi abitavamo nell'Apennino Umbro Marchigiano, in un posto assolutamente lontanissimo, dove praticamente il nostro primo vicino sarà a 2 chilometri, con mio figlio di 14 anni, la mia mamma di 91, e Aldo, che era una persona estremamente mite, non beveva neanche vino, figuriamoci che tutto che era piemontese. E praticamente niente, una mattina il 12 ottobre siamo arrivati. La nostra porta era praticamente aperta, sono arrivati in 6 come se avessero dovuto, non lo so, sfondare quali porte blindate. E lui molto, come dire, come un agnellino fiducioso del fatto, cosciente che non è una cosa legale in questo paese avere una coltivazione di erba, ma si è mostrato collaborativo, ha detto sì, è per il mio uso personale, se non che
ci hanno setacciato tutta la casa, ci hanno portato via tutti e due, lasciando mio figlio di 14 anni e mia madre di 91 da soli per 3 giorni, e la mattina della domenica sono stata chiamata a scendere. Io pensavo che mi fosse successo qualcosa appunto a mia madre data la sua età, e invece mi hanno cominciato a fare domande sempre più incalzanti circa se, il fatto se Aldo soffrisse o meno di cuore, se aveva degli svenimenti o robe del genere. E, insomma, praticamente in 3 colloqui differenti, il primo alle 9, un altro alle 11 con il direttore dello stesso carcere e un altro a mezzogiorno, mi veniva detto che ancora i medici dell'ospedale dove era stato portato non avevano telefonato per far sapere le sue condizioni. Ecco, invece in realtà era già morto da un pezzo, il suo corpo è stato ritrovato buttato per terra nudo, solo con una maglietta addosso. Per un mese l'hanno sequestrato anche il corpo, e per un mese hanno frugato dappertutto nel suo corpo, non per cercare la verità, come apparentemente potrebbe sembrare, ma perché disperatamente cercavano una ragione, una toppa a colori da mettere a questa morte troppo scomoda. Dopo sono passati 6 mesi, il PM a cui io ho chiesto mi dica cosa devo dire a mio figlio, fin dall'inizio ho detto: signora, farò un'indagine a 360 gradi, ma non le garantisco che potremo arrivare mai ai colpevoli. Lui era in una cella di isolamento perché qualunque persona viene fermata, oltretutto incensurato, qualunque persona viene fermata prima che venga interrogato dal giudice non può essere messo a contatto con altri detenuti, quindi è un crimine che pesa esclusivamente su quella istituzione. Ebbene, il PM, oltre alla polizia di Perugia, ha anche dato la facoltà alla polizia penitenziaria stessa del carcere di Camande di svolgere le indagini. Diamo ad Olindo le indagini della strage di Erba, dico io. Più o meno è il paragone, è questo. Dopo... non ci rimane neanche un minimo. Dico, Aldo non ce lo ridarà più nessuno, ma la sensazione, immaginate, magari c'è qualcuno, sicuramente non tutti si faranno una canna d'erba, anzi due al contrario, va bene, però voglio dire, chiunque non ci avrà un nipote, un amico, di completare il caso, mi sembra possibile, mi sembra giusto. Non ci sono risposte dopo 6 mesi, anzi il PM ha chiesto l'archiviazione di questo caso. Sì, perché sarebbe morto di morte naturale, il distacco del fegato con una lesione visibile. Io ho avuto anche lo stomaco di guardarla, questa autopsia, a un certo momento. Praticamente morte naturale, capito? Uno da solo gli succede di tutto dall'interno del proprio corpo, mentre invece, e questo ve lo voglio dire, i primi medici legali con cui io ho parlato mi hanno detto: questa persona è stata uccisa con dei colpi dati scientemente, con la volontà di uccidere, ed è una tecnica militare mirata a distruggere gli organi vitali interni senza lasciare tracce esteriori. Questo, ragazzi, a voi tutti io vi ringrazio di essere qui, perché insieme a Beppe Grillo e a tante persone che ci hanno contattato, che non ci hanno mai conosciuto, ci hanno fatto sentire meno smarriti, meno soli, perché è incredibile quello che succede in questa Italia, veramente. Io vi ringrazio tantissimo, vi voglio bene. Ma volevo solo dirvi una cosa, senza fare il tossicodipendente a tutti gli effetti, volevo dirvi che la stessa Cassazione ha ribadito che la mini coltivazione domestica di canapa non costituisce reato se essa non si è sostanza nella coltivazione in senso tecnico agrario, ovvero imprenditoriale. Quindi abbiamo un'altra morte inutile
è un'altra morte dalla quale trarre una lezione straordinaria. Bene, adesso c'è una piccola diretta di nostri amici, dato che siamo in tutto il mondo, cioè, non possono raccogliere le firme a Madrid, per esempio, ma a Madrid stanno facendo un volantinaggio, stanno facendo conoscere agli spagnoli la realtà e la verità sull'Italia, e ci stanno facendo conoscere da Madrid. Ecco il collegamento. Ah, hasta la vista! Ah, andale, andale! Andale, come si dice vaffanculo in spagnolo? No? Andasse san prendernos tan lenaticos. Diteci qualcosa, come siete? Parlate! Aspettando di cercare di fare qualcosa anche noi che siamo da un tempo nell'Italia, però qui le notizie arrivano. Bene, che notizie vi arrivano? Arrivano le notizie delle varie cose che fa Berlusconi, di quelle che fa Prodi, di quelle che fa Veltroni. Avevo il simbolo di un'Italia che è solo pizza, mafia, mandolino. E stiamo perdendo tutto il prestigio. Certe volte mi vergogno anche al lavoro, certe volte mi vergogno veramente di noi cercheremo di non farti vergognare, cercheremo di cambiarlo questo paese in modo che non dovreste più andare a lavorare lì, e magari tornerete indietro a darci una mano. Basta la vista, basta, basta. Senti, voglio dire una cosa, qui non stiamo accogliendo le firme, però il consolato non ce le sta facendo vittimare, perché si stanno negando a mandarci i plichi secondo quello che prescrive la legge del referendum. Abbiamo avuto un sacco di problemi, non solo noi come meetup qui di Madrid, ma anche altri meetup internazionali. Quindi per piacere cerca anche tu di aiutarci, perché qui ci sono molti italiani, ce ne sono 70.000 secondo le stime ufficiali, cosa ha molti di più. E siamo tutti quanti. Tutti quando il sangue amaro sta vedendo quello che succede, quindi cerca anche tu di aiutarci. Ti abbraccio, cercheremo di fare il possibile. Dai, cercheremo di fare. Basta l'ora, basta l'ora. Quando vuoi venire qui al file nostro, sarai il benvenuto. Ospite, abito ospite. Dopodomani sono lì. Allora, adesso arriva un ospite straniero con l'interprete, un docente americano, che è docente di chimica, di tossicologia, San Francisco. Qui prima i comitati di TAP hanno parlato di inceneritori, vogliamo fare un altro qua inceneritore, magari di stilista, un inceneritore alto, bellissimo, magari colorato d'azzurro, con un ascensore, per portarci i bambini sopra il camino, per vedere più alto della Mole Antonelliana, per vedere Torino. Verranno da tutto il mondo a vedere i vostri inceneritori. Invece l'inceneritore è un bluff, è un incantesimo, li fanno solo perché derubano a cittadini che non sanno dalla bolletta dell'energia il 7% dal 92, hanno rubato 52 miliardi di euro depistandoli invece che alle energie rinnovabili, agli inceneritori e ai petrolieri, aggiungendo una parola alla legge. Assimilate, ecco come ci prendono per il culo, noi non sappiamo mai le cose. E allora l'immondizia di Napoli, cari signori, l'immondizia di Napoli è il museo della modernità, è quello che saremo noi tra un po'. È stata un'emergenza procurata a tavolino, quella di Napoli, procurata da una banca, da delle banche e da una società quotata in borsa che si chiama Impregilo S.p.A. Le banche danno i soldi a degli industriali con le pezze al culo, perché le banche sono garantite dai soldi nostri, questo è il giro. Ma mentre San Francisco, non lo San Francisco è al 60% di raccolta differenziata e dentro il 2012 arriverà al 70-80%, perché tende come tecnologia rifiuti zero vuol dire non
non costruirli, non fare il secondo, il terzo imballaggio, non fare cose usa e getta, fare è l'apocalisse della tecnologia. Non farli, o fare le cose in modo che si possano riusare, riaprire, ritagliare i pezzi, ripararle. Questa è la sfida che dovremmo fare per i nostri figli e i nostri nipoti. Non buttare le province del territorio per respirarci la merda, perché ce la respiriamo la roba che buttiamo, non sparisce nulla. Allora, signori, vi presento questo professore, è straordinario, gira solo con qualche piccolo rimborso spese, non vuole onorari, non vuole cachet, come licenziati ieri, non vuole essere pagato da nessuno. Viene e vi dice due cose su compost zero, rifiuti zero, il professore dell'Università di New York, Paul Comet, eccolo qua, Paul. Io ricicla Diablo Prussia. We're living on this planet. Viviamo in questo pianeta. As if we had another one to go to. E non abbiamo nessun altro dove andare. Now Mr. Bush, quindi, thinks there is another planet to go to. Quindi il signor Bush crede che ci sia un altro pianeta. And most of us in America would wish he would go there as soon as possible. E molti di noi in America vorrebbero che ci andasse subito. And take Mr. Berlusconi with him. E prendere anche Berlusconi. Combattere il consumo e il facile uso e getta. The overconsumption is not only giving us a local waste crisis, but is giving us a global crisis. Troppo consumo non produce solo una crisi locale, ma una crisi globale. The myth, the American myth, is that the more we consume, the happier we become. L'illusione americana è che più consumiamo, più siamo felici. The reality is the more we consume, the fatter we become. E la realtà invece che più consumiamo, più diventiamo grassi. And the more waste we produce. E più produce, più rifiuti produciamo. And there's a wonderful cartoon here if they can find it. E c'è un bel cartone se riuscissimo a trovarlo. Can you find that cartoon? Riuscite a trovarlo per piacere. No, no. Keep going. Andiamo avanti. Keep going. Andiamo avanti. Avanti, sì. Eccolo, è lui. Incineration is a waste of material resources. Incenerire vuol dire buttare al vento delle materie che sono importanti, che possono essere riciclate. We are burning the most valuable material in the waste stream with plastics. Stiamo bruciando il materiale più riciclabile al mondo, che è la plastica. And we're burning the second most valuable material in the waste stream, the paper. E stiamo bruciando anche il secondo materiale più prezioso per il riciclo, la carta. Incineration is a waste of energy. L'incenerimento è una spreco di energia. We can get 26 times more energy by recycling plastic bottles than we can from burning them. E potremmo riciclare, potremmo guadagnare 26% in più di energia se non bruciassimo le bottiglie ma le riciclassimo. Incineration is a wasted opportunity to fight global warming. Usare gli inceneritori vuol dire bruciare, sprecare la possibilità di combattere il riscaldamento globale. A combination of composting and recycling is 46 times better than incineration producing electricity as far as reducing global warming is concerned. 46 come potete vedere, utilizzare il compostaggio, utilizzare il materiale riciclato può produrre il 46% di più rispetto all'energia che si ricava dalla plastica bruciata, dalle materie bruciate. Incineration is a terrible financial investment. Most of your money goes into complicated machines.
incinerate and leaves the community. Perché l'incenerimento è anche un terribile investimento finanziario, perché la maggior parte dei vostri soldi vanno bruciati, vanno a finire lontano dalla comunità, del posto in cui vivete. Whereas the money that you spend on zero waste, porta-a-porta collection, creates jobs and stays in the community. Mentre se si segue il progetto zero rifiuti e si ricicla, il lavoro rimarrà all'interno della comunità. Can I have the picture of the wonderful incinerator? Si può prevedere la foto? Yeah. Eccola qua. Oh, the beautiful, wonderful, il più bello inceneritore del mondo. They spent 300 million euros on this incinerator and created 18 jobs. Qui hanno speso 300 milioni di euro per costruire questo inceneritore e ci hanno prodotto solamente 80 posti di lavoro. In Nova Scotia, with porta-a-porta collection, it created 3,000 jobs. Mentre in Nova Scotia, in Canada, con la raccolta porta-a-porta, hanno creato 3,000 posti di lavoro. In the United States, we have not permitted a new incinerator since 1995. This is a dead industry. Morte, finito, dead, finished. È dal 1995 che non si costruiscono inceneritori negli Stati Uniti. Sono morti, sono finiti. Dr. Veronese, went on television, looked the camera in the eye and said there was zero cancer risk from incineration. Il dottor Veronese è andato alla televisione dicendo che c'è lo zero rischio di cancro, il rischio di cancro è pari allo zero con l'incineramento. That was unscientific. Questo non è scientifico. That was unconscionable. Non è neanche considerevole. That was irresponsible. È anche irresponsabile. And Dr. Veronese should get down on his knees and apologize. Il dottor Veronese dovrebbe inginocchiarsi e dovrebbe scusa a tutti. Anche se l'incenerimento fosse sicuro, we would never make it sensible. Non ci avrebbe mai senso. It simply does not make sense. Perché non fa senso. To spend so much money, spendere così tanti soldi, destroying resources, distruggendo delle risorse, that we should be sharing with our children, our grandchildren, and the future. Che potremmo condividere con i nostri figli e con i nipoti, con i figli dei nostri nipoti. Finiamo con una canzone, perché. Yeah, you know the song, okay. I will sing it in English here, and then you can sing it in Italian. Okay. Canterò in inglese e poi la canterò in italiano. You all know the tune. We don't want incineration. We don't want incineration. We don't want incineration. We know there's a better way. No, due dati. Allora, questa piazza non è mai stata piena così dal dopoguerra oggi. E si parla di una stima tra i 120 e i 140 mila persone. Se la questura ci verrà incontro, riusciremo. Bene, signori, un giorno ricevo una lettera sul blog. È una mamma
una mamma che mi scrive una lettera, ma non una lettera seria, dignitosa, una lettera di una mamma che ha una figlia che si è ammalata, ma in estrema dignità. E mi chiamava perché nessuno le rispondeva, nessuno gli dava, mai risposta delle sue cose. E questa credo che sia, quando nessuno dà una risposta a una donna che ha una figlia malata, perde il lavoro, anche questa è una violenza sulle donne. Quindi mi ha scritto questa lettera, io ho risposto, e insieme a voi, e soprattutto a voi, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. E quello che è oggi, ve lo dirà lei, la mamma si chiama Ida e la figlia si chiama Crystal. E qui la mamma che vi racconterà un po' brevemente, perché abita qui in un paesino di Caselli. Grazie, ciao. Buongiorno a tutti, mamma mia, buonasera, sono allora, a grandi linee lui mi racconta la mia storia. Io ad oggi, a dicembre, ti ho scritto la lettera a lui, e non solo, ma è stato l'unico a rispondermi. Ad oggi sono senza lavoro, prendo 450 euro di accompagnamento, perché mia figlia percepisce quello, e lo Stato mi dice che con quelli devo vivere, perché non mi fa rientrare nel mondo del lavoro, e sottolineo nel mondo del lavoro, perché oltre ad essere penalizzata perché ho 36 anni, vengo penalizzata perché sono tutelata dalla legge 104 e non mi vogliono assumere perché l'imprenditore dice tu sei tutelata, quindi state a casa. Ora io voglio chiedere a voi, io urlo, continuo a urlare, ma mi sembra che agli orecchi delle istituzioni è solo sussurro. Cosa devo fare? Sono passati 4 mesi, una settimana fa il mio sindaco mi ha ricevuto, ma perché ho fatto tanto rumore, perché per avere qualcosa oggi qua in Italia bisogna fare rumore. Mi vergogno a volte di essere italiana. Ok, io ce l'ho dietro la lettera, se mi permetti volevo riassumerla velocemente. Questa era presso a poco la mia lettera. Il 21 novembre 2007, quando presa dalla rabbia, dallo sconforto e dalla frustrazione, decidi di sfogarmi scrivendo una lettera, quella che vi vorrei leggere e che i frequentatori del blog conoscono bene. Caro Beppe, mi chiamo Ida, ho 36 anni e vivo a Caselle Torinese. Scrivo questa lettera per chiedere una cosa molto semplice. Attenzione da parte dello Stato in cui vivo, del governo che voto. Attenzione in nome delle leggi che rispetto e delle tasse che pago. Con la mia lettera non voglio chiedere delle risposte e dei perché. Io ho terminato molto presto gli studi per aiutare a far quadrare il bilancio in famiglia. Ho lavorato e per anni infine mi sono sposata con l'uomo che nel 2000, quando non avevo ancora 29 anni, mi ha donato la luce dei miei occhi, mia figlia Crista. Divento mamma e realizzo il mio sogno più grande, credendo di non poter chiedere di più a Dio. Quando Crista compie 18 mesi la portiamo in ospedale, perché ancora non camminava. Ho smesso di sorridere il 29 novembre 2001, quando il responso dei medici fu tumore alla testa in fossa posteriore, con conseguenza di idrocefalia, ovvero accumulo anomalo di fluido cerebrospinale nel cervello. Crista ad oggi ha dovuto affrontare diversi interventi eseguiti dal neurochirurgo Lorenzo Genitori con la sua equipe. Non è stato semplice accettare la sentenza, ma con il tempo ho imparato ad alleviare la sofferenza mia e quella della mia principessa. Ho abbandonato tutto quello che mi circondava, così facendo ho smesso di lavorare e chiudendomi nel mondo che allora ritenevo solo mio e di mia figlia, decisi di chiedere a mio marito la separazione. Oggi Crista ha 7 anni e nonostante gli interventi eseguiti, pur avendo un dottore che io reputo formidabile, non hanno dato un esito positivo. Oggi lei non riesce a pattinare, a correre e a mantenere l'equilibrio. A 3 mesi di sostegno, tutto questo non le permette di vivere una vita normale, come quella dei bambini della sua età. Ci sono già andata?
e oggi lei percepisce la realtà e mi domanda: mamma, perché? E io chino la testa, impotente e incapace di rispondere se perché. Lo Stato, il nostro Stato mi penalizza, perché a 36 anni la società di cui esso è responsabile non mi permette di entrare nel mondo del lavoro. Vengo rifiutata perché tutelata dalla legge 104, essendo mia figlia diversamente abile al 100%. Mia figlia sogna tante cose, vuole andare a Euro Disney, vuole fare canto, vuole fare ipoterapia, ma con l'accompagnamento mensile che percepisce, lo Stato mi dice che dobbiamo vivere. Io ho fatto di tutto per trovare un lavoro, ma ho ricevuto sempre false promesse. Guardo il mio angelo, provo a sorridere e dico che mamma prima o poi ce la farà, realizzerà i suoi desideri, a costo di andare a Roma incatenata. Un'ultima cosa, io non percepivo neanche un euro fino a marzo 2008. Se non era per questo uomo che c'era qua accanto, è per tutti voi che mi avete dato una donazione non indifferente, e con quello io guardo il futuro di mia figlia in vista. Grazie a tutti voi. Vediamo, bene, piano piano qualche volta, qualche miracolino si riesce a fare, l'ho riuscita a fare, bene. Adesso c'è un collegamento, credo, di un altro meetup, però prima del collegamento volevo presentarvi, abbiamo un altro collegamento con altri concittadini italiani, forse scappati di qua, forse li facciamo tornare, forse ci vedono noi che cambiamo un po' le cose e tornano. Sono ad Amsterdam, che si parla delle calme così. Ci siete? Ci siamo, siamo qui ad Amsterdam. Siamo tutti qua, siamo una cittadina di persone in New Delhi. Sì. Una giornata stupenda, siamo qui a distribuire volantini a Siracucciani e a cercare di formare la gente che passa, che sono anche turisti che si fermano. Facciamo una raccolta di insieme presso il consolato, quindi stiamo raccogliendo adesso i nomi, l'email, cerchiamo di rendere nota questa nota di disgrazia italiana anche qui ad Amsterdam. Bene, e come reagiscono i consolati? Vi danno una mano? Sono pagati da noi? Sì, no, il consolato è assente al momento, non siamo riusciti a contattare nessuno, sappiamo che il modo che contattiamo sono là. Allora, insieme a voi vorrei fare un augurio, un augurio a tutti i consolati italiani che non aiutano gli italiani all'estero. 1, 2, 3. Grazie, ciao ragazzi, grazie. Ciao, grazie a voi. Bene, signori, adesso c'è un altro dei ragazzi del meetup, ragazzi, sono persone, uomini, donne, bambini, vecchi. È uno dei primi degli organizer dei meetup, è uno che combatte sul territorio con i suoi amici, con i suoi associati del meetup di Napoli. Hanno fatto la battaglia sull'acqua, sono riusciti a fermare la privatizzazione dell'acqua fatta in 3.000 comuni della Campania in totale assenza dei cittadini e di conoscenza dei cittadini. Bene, è un grande combattente, combatte sull'immondizia, sulla cosa differenziata, è il simbolo di una delle più belle città del mondo, che è Napoli, Roberto con un cognome straordinario. Sì, ecco. A te, Roberto. Qualcosa di incredibile, questa aggregazione senza l'informazione ufficiale, in questo modo l'abbiamo battuta oggi, totalmente.
la cosa che mi preme dire qui da Torino è su Napoli. Volevo proprio affermarvi che Napoli è una città meravigliosa, semplicemente, dove c'è un capitale umano di sorrisi, di sguardi, di gente con una passione, che in questo momento è in piazza Dante, che so che è pienissima, e da stamattina ad ora sono state raccolte 10.000 firme. E da un abbraccio fortissimo a tutti i ragazzi che in questo momento stanno a piazza Dante, sapete quanto di cuore. Oggi parliamo di informazione, perché è un punto centrale. Se non c'è l'informazione, noi non riusciamo a sapere, a conoscere, non possiamo difenderci e di conseguenza non possiamo capire le cose e quindi decidere. Noi non abbiamo più il diritto alla conoscenza. Vi faccio due esempi veloci, perché Beppe prima ha citato la battaglia sull'acqua. Il Mattino di Napoli non ha mai parlato dell'acqua, non ha mai parlato del fatto che si stava privatizzando l'acqua. Ma perché? Ci sono dei motivi, bisogna sempre chiedersi perché delle cose, che cosa c'è dietro. L'editore del Mattino è Caltagirone. Caltagirone voleva entrare nell'affare dell'acqua e i cittadini non dovevano sapere. Quando l'abbiamo saputo, e adesso sappiamo tutti tante cose, ci uniamo e non ci ferma più nessuno. E la situazione che vediamo a Napoli, che abbiamo visto in tutto il mondo, sui rifiuti, è una situazione che può esistere e persistere solo perché l'informazione è la bolla di vetro dentro il quale vengono tenuti i morti viventi che sono questi politici. È lì che dobbiamo colpire, perché quando incontriamo questa bolla di vetro, tutto il sistema cade. E nessuno può accettare quello che succede a Napoli e succede con i soldi di tutti quanti noi. Hanno creato un sistema integrato di raccolta di soldi pubblici che si spartono ogni giorno costantemente. Tutti quanti. Sono soldi di noi cittadini italiani. Adesso che lo sappiamo, non ci fermeranno più. Più. Un ultimo esempio, il 23 febbraio magari molti di voi lo sanno, abbiamo organizzato con l'aiuto di tutti i campanti di Bari dell'estero, il giorno del rifiuto. Il giorno del rifiuto perché Napoli sta chiedendo a gran voce di riciclare, di usare, di fare raccolta differenziata. Napoli la vuole fare, loro non la vogliono fare. Sono venuti tutti i giornalisti del mondo, tutti, compresi quelli italiani, siamo arrivati con Beppe e sembrava la fine del mondo, 30.000 persone che chiedevano raccolta differenziata, informazione libera, che si unita auto-organizzandosi, è qualcosa di nuovo, è un'avanguardia di libertà, è un'avanguardia dell'anima, è un nuovo modo di vivere, e il giorno dopo è come se non fosse successo niente. E invece è successo qualcosa, te l'ha detto Beppe prima, lo sappiamo 120.000 qua, lo sanno altri 10.000 a Napoli, 5.000 a Bologna, a Palermo, lo sappiamo. E adesso che lo sappiamo non ci ferma più nessuno. E andiamo avanti. È l'inizio. Andiamo avanti tutti insieme. È la fiducia che ci devono dare. E la linfa è questa. E la rete è una grande opportunità che non sprecheremo. Posso dire solamente grazie di tutta questa esperienza che sono stati questi grandi di Meetup, grazie a tutti i Meetup e alle persone. È meraviglioso, andiamo avanti e veramente coraggio a tutti quanti, perché oggi c'è da credere in questo coraggio e in una nuova realtà. Grazie. Tanta sore per mamma da sé. Fantastici a Napoli. Ora, per dirvi qualche esempio di torpore della conoscenza che c'è oggi in Italia attraverso i mezzi di comunicazione, vi dicevo che le cose che non sappiamo sono vere, ma quelle che sappiamo sono similvere. È un vero simile, è un falso d'autore. Per esempio, in un modo di fare informazione di quei signori là che hanno portato una parabolica abusivamente, mandano
mandano i segnali di che informazione poi vedremo, i vari Riotta, i vari Mimù, i vari Mazza, vedremo. Bene, è un modo di fare la loro informazione, un modo di fare la loro informazione. Bene, allora si parla di una cosa molto importante, si parla della salute dei cittadini, si parla se un inceneritore fa bene o male. Avrete, il popolo italiano, diritto di vedere un dibattito pubblico tra esperti che dicono sì e tra esperti che dicono no. Invece l'informazione, specialmente quella di Stato, perché me la prendo di più di loro, perché la paghiamo con un canone. E allora, se l'informazione deve essere così, se l'informazione deve essere così, portare un luminare dei tumori, che è un uomo d'affari, come Veronesi, metterlo lì e chiedergli a illuminare del tumore oggi in Europa. Senta, professore Veronesi, che cosa esce da un cammino di un inceneritore? Fanno male questi benedetti inceneritori? E vedere illuminare del cancro, l'uomo d'affari del cancro, il Cancronesi, il professor Cancronesi, che fa questo gesto, e dice da un cammino di un inceneritore esce zero. Allora voi pensate, ed è questa l'informazione, ma io non me la prendo con Cancronesi, perché Cancronesi non è un medico, è un SPA, io me la prendo con il giornalista, che bastava che andasse, sarebbe bastato che fosse andato su internet e avesse digitato umbertoveronesi.it, fondazione umbertoveronesi.it, e avrete capito perché il dottor Veronesi dice zero che c'è da un cammino. Bastava andare a vedere chi finanzia i suoi studi, la sua fondazione, i suoi ospedali, che sono Levi, Leve, quattro banche, 520 figli e il più grande costruttore di inceneritori d'Europa, che è la francese Veolia, che gli dà i soldi per dire zero. Questa è l'informazione. Poi, un'altra informazione, allora dicono l'inceneritore di Brescia, il più grande d'Europa, premiato dalla Columbia University come migliore inceneritore del mondo, è vero, è con una simil verità, è verissimo, solo che loro si dimenticano di dire che il premio glielo ha dato un'azienda che si chiama Martin, che è l'azienda che l'ha costruito. Vaffanculo! Bene, e per dirvi quello che succede, io nelle mie tournée facevo venire questi ragazzi, facevo venire persone, e se andate sul mio blog c'è un link dove c'è scritto Bond Argentina. Questo Bond Argentina, se lo aprite, c'è una sentenza del Tribunale di Mantova che dice che chi ha comprato i bond argentini e ci ha rimesso il proprio risparmio deve essere rimborsato dalla banca del capitale più gli interessi, perché è stata una cosa anticostituzionale. C'era la sentenza del Tribunale di Mantova. Ma non serve la giustizia se i cittadini non lo sanno. Io non andavo a vedere nei palazzetti, arrivavano delle persone da me, le intervistavo e mi dicevano: sa, a me hanno rimborsato perché sono andato a vedere quella sentenza, l'ho fotocopiata, l'ho data al mio avvocato, l'avvocato l'ha data alla banca, la banca ci ha dato subito i soldi facendoci firmare un documento di non dire niente a nessuno. Questa è l'informazione. Bene, l'artefice, ci sono le persone dietro, e guardate che i grandi cambiamenti nascono dal basso, nascono dalle persone più semplici, che fanno onestamente il proprio lavoro. Guardate che la più grande rivoluzione dei neri americani è nata su un autobus negli anni 50 in Alabama, quando una signora nera si è rifiutata di alzarsi per dare il posto a un bianco. Nascono delle piccole cose. Bene, le piccole cose sono la sentenza, le piccole cose sono le cause fatte anche da avvocati,
da persone che mettono anche a disposizione il loro lavoro per gli altri, non solo per guadagnare parcelle e soldi. Vi voglio presentare questo signore, che è specializzato in avvocato di Mantova, è quello che ha permesso quella sentenza e sta lottando col vero potere mafioso che oggi è in Italia. Il vero potere mafioso, lo sapete di che cosa parlo, sono le banche. Bene, questa signora vince sentenze, fa ridare i soldi di gente che gli hanno disintegrato il patrimonio. Nel caso Parma sarebbe bastato un minuto di un telegiornale che avesse detto e consigliato ai cittadini di non comprare perché era un'azienda decotta e non hanno detto niente. Ecco qual è l'informazione. Per far sapere agli italiani che c'erano 25 condannati in Parlamento, io ci ho messo due anni per farlo sapere. Bene, questo signore mi ha fatto un lavoro, vince le cause con le banche, si fa restituire i soldi, ma la gente non lo sa. Ve lo voglio presentare, è venuto apposta, è venuto qui, si chiama Avvocato Vassalle, dottor Vassalle, che vi dirà due o tre cose su come quasi 100.000 imprese, piccole imprese, sono in mano strozzate dalle banche con i derivati. Vassalle, a te la parola. Grazie di essere venuto. Signori, io breve, Vassalle, lavoro 13 ore al giorno, domenica e compresa. Il mio mestiere è combattere le prepotenze dei potenti e degli arroganti. Il potere vero, il potere quello vero, quello economico, quello delle banche, e qui ne abbiamo qualcuno davanti, il Montepaschi, i cui dirigenti sono stati condannati a 6 mesi per truffa aggravata per avere venduto a decine di migliaia di italiani un prodotto che si chiama For You. In San Paolo, che taroccava il cavallo della scuderia, il fondo azionario Azione Italia, richiamando tanti risparmiatori che ci hanno lasciato le penne perché loro falsificavano le performance del fondo. Le banche, vi ricordate i sepolcri imbiancati, pieni di ogni putridume, coloro che portano via le case alle vedove e risparmi non solo ai vecchietti. Ma tutto questo è potuto succedere anche perché l'informazione è stata complice, perché sono loro che condizionano l'informazione. Se avessero detto, sì, anche Mediolanum appartiene allo stesso giro, se gli avessero detto che Banca Intesa, oggi fusosi con San Paolo, era proprietaria di gran parte del sistema bancario argentino e che quando le cose in Argentina hanno cominciato ad andare male, la Banca Intesa ha proposto e ha aiutato il governo argentino a emettere i bond che poi ha portato qui e li ha venduti al Parco Boy, cioè a noi, ed è rientrata dei suoi soldi dei quali era esposto verso il sistema argentino. Queste cose la stampa non le ha dette. E la stessa cosa è successa con le Parma, con le Sirie. Hanno preso i soldi dei risparmiatori, dei lavoratori, di chi li porta tutti i giorni in banca, e gli hanno dato i cragnotti, ai danzi. E poi, quando le cose dei loro protetti andavano male, anche lì gli hanno aiutato a emettere le obbligazioni e le hanno vendute al Parco Buoi, a noi. E 1 milione di italiani si è visto distruggere il risparmio completamente, ma non si sono fermati lì. Nella loro marcia tendente a divorare l'economia italiana, poi si sono rivolti alle imprese. Quasi tutte le banche, le maggiori banche italiane, hanno ideato un prodotto che si chiama swap, prodotto derivato. Hanno rilevato dalla centrale dei rischi di quella splendida istituzione che è la Banca d'Italia, quali erano le sofferenze di questi istituti, e sono andati a visitarli. Le sofferenze, scusate, le esposizioni, i figli,
le istituzioni, e gli hanno detto: guardate, voi siete esposti per €1 milioni, firmate questo contrattino che è una specie di assicurazione contro il rischio dell'aumento dei tassi bancari. Le persone in fiducia hanno firmato, dal contratto non si capiva assolutamente niente, perché sono contratti complicatissimi che le stesse banche di piccole dimensioni per stipularli devono chiamare tecnici esterni, e poi tutti quelli che hanno firmato, e si tratta di 100.000 aziende italiane, si tratta di milioni di posti di lavoro, si tratta di ricchezza nazionale, tutti quelli che hanno firmato si sono accorti che ogni 3 mesi che i tassi salissero o che i tassi si abbassassero, loro dovevano pagare. Una truffa colossale, la più grande truffa! La stampa sapeva, io sono andato a parlare con i ministri e nessuno ha fatto niente, sono andato a parlare con i giornalisti dell'economia del Corriere della Sera che si sono scandalizzati, hanno fatto le indagini, hanno verificato e dicevano che era una cosa incredibile, e poi sconsolati mi hanno chiamato per dirmi non ci hanno pubblicato gli articoli. Perché Profumo era nel consiglio d'amministrazione del Corriere della Sera. Ecco la libertà dell'informazione in Italia, una grande schifezza. E adesso ci sono 5.000 aziende con problemi gravi e il problema non è risolto, si sta aggravando, perché quelle esposizioni sono sofferenza sulla centrale dei rischi e c'è la gente disperata che non sa più come fare a uscire da questa situazione. E allora noi vogliamo giustizia, noi vogliamo correttezza, noi vogliamo trasparenza, noi vogliamo tribunali che funzionano, ma in queste truffe, ma dove cazzo erano i procuratori della Repubblica? Dove cazzo erano i carabinieri? Ma che cazzo di paese dobbiamo vivere? Allora io adesso vi faccio solo due nomi e mi aspetto il grido di battaglia. Associazione Bancaria Italiana. Governatore della Banca d'Italia, Draghi. Grazie a tutti. Arrivederci. È un uomo così colpito nel suo ufficio. Adesso abbiamo un collegamento ad un'altra piazza, perché arrivano notizie straordinarie di piazza Tieni. Che collegamento abbiamo con chi? Con Palermo! Quanti minchi siete? Eccoli, Palermo! Ciao, grandi combattenti a Palermo! Parlate! Pronto? Sì, ti sentiamo, di pure! Ciao, benvenuto, io vengo benissimo, guarda quanta gente! Sonia Alfano, la candidata per la regione delle liste civiche nostre! Fantastico, Sonia, ciao! Come va? Di qualcosa più. Dunque, questa gente qua perché ha bisogno di un'informazione libera. E io sono qualcuno più forte, proprio tutta quella gente che non ci vuole consentire di sapere, di conoscere quello che tu oggi hai dato. Tutte quelle cose che tu ci hai fatto conoscere. E questo penso che sia l'inizio di un lunghissimo percorso. È l'inizio, andremo sicuramente molto più avanti. Ti ringrazio. Ciao a tutti allora, grazie di esserci. Vuoi dire ancora qualcosa, Sonia? Grazie, sono andato qualche mese fa in Sardegna, se poi aspetta un secondo. Sì, scusami un secondo. Insomma, se sono, poi vieni a parlare. Sì, poi vieni a parlare. Thank you.
stato qualche mese fa. Cosa c'è? Aspetta, cosa? Aspetta. Di che cosa non avete fatto più? Il col signoraggio, lo so, ma è la cosa straordinaria che quando parlano di signoraggio hanno ragione, non è papera, un buco talmente enorme che non riusciamo più. Se io vi parlo del signoraggio, della stampa, della moneta, ci ho fatto uno spettacolo, vi conosco tutti, Cauriti, Cianciarelli, vi conosco tutti, non devi rompere i coglioni a me per piacere sul signoraggio. Ferma, hai ragione, ti dico che hai ragione. Aspetta, allora, circa un mese fa, sono stato chiamato da dei agricoltori sardi, mi hanno chiamato per andare giù, dare un po' di trasparenza, perché 5.000 piccole aziende di agricoltori erano in mano alle banche con i debiti e stavano mettendo l'asta nelle loro proprietà. 5.000 aziende di sardi che erano stati chiamati dalla regione, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia per sovvenzionare a tornare nella loro terra, a sovvenzionare un lavoro, aprire delle serre, fare gli agricoltori. Stavano benissimo, sono venuti giù e hanno cominciato a lavorare, a fare serre. Poi non stavano in piedi, sono indebitati, la regione non ha potuto finanziarli, sono andati in mano alle banche, al Banco di Sardegna, il Banco di Sardegna era di proprietà del Banco di Reggio Emilia, il Banco di Reggio Emilia ci sono dentro sempre gli stessi, c'è uno che si chiama Cremonini fa carne da macello, deve pascolare le sue lucche, non so che attinenza c'era, ma stavano vendendo la vita di 5.000 famiglie sarde senza che lo sapesse nessuno. E sapete chi c'era con me? C'era il più grande giornale del mondo, che si chiama New Yorker. Il giornalista è stato 4 mesi con me ed è venuto a vedere i pianti delle famiglie, vedere come mettevano all'asta la loro proprietà, di 600.000 euro a 10-15.000 euro, che venivano comprate dagli emissari delle banche. Non c'era speranza, sono andato lì, ma non sapevo cosa fare io. Poi ho conosciuto una persona tosta, uno che non fa spettacoli. Si chiama Gavino Sale, di Autonomia Sarda. Gavino Sale. Allora Gavino Sale è andato a un'asta e con uno sguardo straordinario ha detto 4 parole. Ha detto, chi si presenterà a comprare alle aste, mi rivolgo a questi che compreranno alle aste queste proprietà dei nostri pastori, mi rivolgo a questi rettili a sangue freddo, noi saremo qui e vi conosciamo tutti, vi conosciamo uno per uno, voi rettili a sangue freddo. È bastata questa frase determinata di un amico alto così che non si è più presentato nessuno. È fantastico. Adesso vi presento una persona che ha scritto due libri fondamentali.